Salve, non è da me parlare di argomenti di cui non sono esperto e sicuro. Non sono un medico né tantomeno un virologo. Sentire il TG o le radio mi sta facendo venire la nausea. Il governo settimane fa ha dichiarato lo stato di allerta. L'Italia è pronta. L'Italia ha gli ospedali più attrezzati del mondo. Massima allerta negli aeroporti italiani dove sono stati attivati gli scanner termici. Tutte cazzate. Non posso sapere se questo virus è stato creato dall'uomo nella fabbrica dell'Umbrella Corporation. Non posso sapere se il virus è stato trasmesso da un animale. L'unica cosa che so è che in Italia non siamo preparati a niente. Quando i TG hanno iniziato a diffondere le notizie riguardanti la Cina, sembrava che i contagi si contassero sulle dita di una mano. Ma casualmente, in una sola notte in Italia si parla già di vittime. I TG non sanno e non dicono la verità. Da volontario della misericordia posso dire che non sono arrivate notizie riguardanti misure di sicurezza da adottare, ma posso garantire anche che nella mia zona sono state fatte chiamate al 118 per sospetti casi di virus. Non vi preoccupate, i ragazzi dell'ambulanza sono protetti dal nostro governo e da vari enti sanitari che a parole ci tutelano benissimo. Posso solo ringraziare i responsabili di turno che consigliano almeno di indossare le mascherine durante il servizio di trasporto fino agli ospedali. Come piccolo sfogo personale mi sento di dire questo. Siamo in una bellissima Italia dove il canone RAI viene messo in bolletta, dove la spazzatura viene pagata in base alla metratura di una casa, dove le tasse sono al lordo del fatturato e la benzina ha il prezzo più caro del mondo. Almeno un pacchettino di mascherine protettive a famiglia ce lo potevano anche mandare in ogni casa. Tornando al tema principale del canale, i TG stanno creando allarmismo e panico. Visto che il subconscio non prende le negazioni, dire di non creare panico porterà proprio al panico stesso. Ed è proprio quello che sta succedendo in questo momento. Sono anni che si parla di sovrappopolazione mondiale. Se ne parla in film, libri, studi scientifici. Se dicessi che il virus è stato creato per smaltire un pochino di popolazione, risulterei un complottista. Se dicessi che ciclicamente sulla Terra avvengono eventi virali che aiutano a riequilibrare la popolazione, si potrebbe parlare di natura o addirittura di mano divina. Spero solo che questo virus non sia una scusa per poter testare qualche sorta di nuovo vaccino sperimentale. Come agisce il coronavirus? Colpisce le vie respiratorie e non differisce molto dalla polmonite. Si diffonde, almeno in base alle considerazioni attuali, per contatto e non per via aerea come pensano in molti. Il virus si trova nella saliva, che viene diffusa tramite starnuti o tosse. Venire a contatto con la saliva di altri è molto facile. Pensate solo a come e a dove starnutite. E soprattutto se vi lavate le mani subito dopo. Tra lo starnuto e il lavaggio delle mani avrete toccato una penna, una forchetta, la tastiera del PC, soldi, il cellulare, eccetera, eccetera, eccetera. Tutti oggetti che potenzialmente possono prendere in mano altre persone. Con le stesse mani basterà toccarsi un occhio, la bocca oppure una ferita. E il contagio è avvenuto. La mascherina serve a proteggere le vie respiratorie, ma ricordatevi che anche gli occhi sono sempre esposti. Lavatevi le mani e disinfettatevi spesso. Per sicurezza, anche se avete un banale raffreddore, starnutite in modo da diffondere meno saliva possibile. La diffusione del virus è sicuramente fuori controllo, ma sembra che il tasso di mortalità sia molto basso. Le vittime sono per lo più persone anziane che hanno già problemi più o meno gravi di salute. Da dire anche che ogni inverno i decessi sono moltissimi, anche senza questo tipo di panico mediatico, soprattutto tra le persone anziane. Lo stesso vaccino anti-influenzale miete vittime. Il mio unico consiglio è quello di rimanere sempre positivi, aumentare le vostre difese immunitarie con tutti i metodi che conoscete, compresi mantra e frequenze. Per l'occasione, dopo le vostre richieste, ho creato anche un mantra contenente una frequenza binaurale 10.5 Hz che aiuta a rinforzare il sistema immunitario. Più che mai, in questo momento, ringraziate per la salute che avete, per l'abbondanza e per la vita. La vibrazione personale si diffonde anche intorno a noi.
Più persone saremo ad essere positivi e vibranti, meno queste malattie avranno influsso sui nostri corpi e sulle nostre menti. Ricordate anche di tenerci tutti aggiornati. Questo canale può essere utilizzato tramite i vostri commenti come fonte di informazione accessibile a tutti quanti. Auguro a tutti voi una buona vita.